sos entrare. Il vescovo mi colpisce con un enclave, io stramazzo il suolo. Nel sogno sono dentro un CRAR, un dopolavoro ferroviario. C'è un vecchio che suona la fisarmonica, anzi due suonano la fisarmonica, no, uno. Mi avvicino a quello che non suona e gli chiedo: tu perché non suoni? Lui mi dice: io non suono perché ho le chiavi. Vorrei svegliarmi, ma non ce la faccio. Ci sono dei vecchi col pallino delle bocce e altri che dicono: vorremmo giocare anche noi, se per favore. Capisco la passione, ma il pallino ci serve. Tra l'altro si sta aprendo un torneo di bocce molto complesso che si chiama Vedremo, si gioca di notte al buio peste, solo la mattina si va a vedere il punteggio con la luce, quindi se non c'è neanche il pallino è molto molto difficile. Non riesco a svegliarmi. Nel sogno sono in moto, faccio una curva che mi porta fuori, così almeno passo la serata con qualcuno, solo che mi porta fuori, io cado sull'asfalto fresco, un attimo prima dell'arrivo di una bettoniera guidata dal killer dei caduti sull'asfalto fresco. In fondo, lontano, vedo mio fratello, che è diventato incartatore di serpenti, incarta serpenti, già per un occidentale incantatore sarebbe complesso, ma incartatore è strafico. Non ne tiene in mano neanche uno, gli scappano di qua, gli scivolano di là, è uno strazio, tant'è che alla fine mi dice: senti, per un regalo te li posso dare. Non li volevo dire. Nel sogno mi infilo dentro camera dei miei figli per raccontare le favole per addormentarli, no, per svegliarli, cioè 4 della mattina entro, c'è una volta, 6 e mezzo, il lupo, la fattina. Questo se devo addormentare più di così, favole per svegliarli. L'orco cattivo, 6 meno 20, il ragazzo deve stare in tirella, teso. Deve non vedere l'ora che suoni la sveglia per andare a scuola, che mi tolgo il lavatore, questo è il suo sogno. Favola per addormentarli. Il sogno sono in una fitta boscaglia, con tantissimi alberi, pochissimi, pochissimi richiami, tantissimi uccelli e pochissimi richiami. Io devo fare tutti i richiami di quel bosco, nel sogno, non riesco a svegliarmi, un incubo. Mi tocca di fare tutti i richiami. Usignolo. Cartellino, tutti richiami, antitetanica, tutti, il gargaro che è un uccello stranissimo che quando piove alza il capino, apre la bocca, entra là, oh, che notti, oh, antitetanica ogni 10 minuti, anche l'ultimo richiamo, adesso basta, perché la gente voleva dormire, non è che tutta notte, oh, non riesco a svegliarmi. Ricordo anche un cielo, me lo ricordo, il guai a te, il guai a te era un cielo che faceva. Che notte. Antitetanica, ogni 10 minuti. Veniva voglia di leccare la ruggine dei cancelli per vedere se funzionava. Era anche l'uccello parcheggiatore, l'uccello parcheggiatore faceva: vieni, 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 ogni tanto ci prendeva, ma una boscaglia non è che per parcheggi come ti pare. Basta! Antitetanica. C'era anche lo storione è l'unico pesce uccello. Con tutta quella boscaglia, lo storione, il verso dello storione era: c'era una volta! C'era una volta! C'era anche il permesso non c'era, perché c'era... il ticchio, no, il ticchio voleva menare, il permesso solo entrare, è un albero aperto, fai quel che vuoi. Anche che tanti che avevamo finito le siringhe ce la spalmavamo soprattutto.
era anche l'impiccione viaggiatore, l'impiccione viaggiatore, il verso dell'impiccione viaggiatore, l'impiccione viaggiatore faceva: dove l'hai comprato? Quanto costa? Perché non sei proprietario? Che sono loro, me li presenti? Quanto costa? Allora! L'uccello che ha amato di più è stato uno solo, l'unico che ha segnato la carlinga della mia esistenza. Si chiamava C'è nessuno. C'è nessuno, il verso del C'è nessuno era: Paolo! Antonio! Alice! Leo! Clara! Gigi! Mario! Clara! Nino! Eva! Anita! Marina! C'è nessuno! Ci siete voi! Non sarete mai nessuno!